benvenuti, benvenuti di martedì, una serata importante in cui analizzeremo le cose successe con Alessandro Di Battista, con Maurizio Martina, ma si comincia con Enrico Letta. Benvenuto, direttore della Scuola di Affari Internazionali di Parigi, buonasera presidente, fondatore della Scuola di Politica e già presidente del Consiglio, lo sapete, in libreria con Ho imparato per il mulino, poi ci dirà cosa ha imparato presidente Letta, ma alla fine... Perché sono giorni di tante notizie, di tanti avvenimenti, regionali abruzzesi, le critiche di Banca Italia, politica estera, Venezuela e la TAV. Iniziamo da questa, va fatta o no? Beh, io penso di sì, penso che i danni del non farla oggi sarebbero assolutamente superiori. Penso soprattutto che dare l'idea, il messaggio che il nostro Paese si impegna per anni su una grande opera pubblica e poi a un certo punto si interrompe, butta via soldi, penso però che sia un pessimo, non convenga, c'è una, lo una studio famosa analisi costi-benefici. Insomma, io penso che bisogna essere molto attenti ai dati concreti, non alle teorie assurde. Perché come teorie? Tra no, non lo so, perché a me questa cosa dell'analisi costi-benefici... Si sono messi sei professori, hanno deciso, cinque hanno votato una cosa, uno un'altra, hanno detto... Né dal punto di vista ambientale, sì, né dei però, trasporti... Né... Siccome questa cosa va avanti da anni, noi siamo... nel mondo ridicoli se continuiamo ogni volta, ogni passaggio a non assumere la decisione. La decisione è stata assunta anni fa, tutte le analisi sono state fatte, bisogna andare avanti, bisogna farla e bisogna che se ne traggano i benefici perché il sistema complessivamente avrà benefici da quest'opera. Il problema è che i 5 Stelle non la vogliono, no? La Lega la vuole, ora vedremo come funzionerà, ma è uno schema che ritroveremo in tante, analizzando tanti fatti di questi giorni. C'è un punto, gli scontri di questi giorni del governo sono molto diretti, molto espliciti, molto duri. Prendiamo Banca Italia, allora i vertici andrebbero azzerati, dice Salvini, Di Maio dice guardate di sicuro questi hanno fatto tali disastri che ci manca solo che rimangano questi, perché attaccano Banca Italia? Ma perché ogni volta c'è la ricerca di un nemico, qualcuno da additare alla lapidazione pubblica, il tema è sempre quello. Non parlare della sostanza dei problemi, cercare di individuare una persona da additare alla lapidazione pubblica, se è un arbitro, come nel caso di Banca Italia, in fondo ancora meglio, lo sport nazionale è prendersela con gli arbitri, quindi anche in politica questa cosa funziona. Sa qual è... Perché, prego. Sa qual è la cosa che a me di questa vicenda preoccupa di più? È che da qualche giorno è cominciato a salire il livello dei capri espiatori. Allora, la Francia da una parte, Banca Italia dall'altra. E perché questo? E alla fine mi sono fatto convinto che la questione chiave è questa. Non so come metterla qua, a favore di telecamera. La mettiamo così, si vede? Guarda, prendila da là, ok. La questione chiave è questa qui. Questo qui che cos'è? Questo qui è il dato sul 2019 della crescita di tutti i paesi europei. L'Italia... è sempre stato negli ultimi anni uno dei paesi che cresceva di meno. Sì. Stavamo nel gruppo, in fondo al gruppo. Questo dato, se lo si legge bene, è impressionante, perché da questo dato viene fuori che tutti crescono, poi c'è la Germania, che è uno di quelli che cresce meno, che è sopra l'1%, e poi ci siamo noi, bisogna vedere bene l'ultima parte, che siamo allo 0,2%. Cioè, per la prima volta l'Italia... si è staccata dal gruppo con una impressionante distanza da tutti gli altri. Tutti sono sul 3-2, la Germania sopra l'1. E questo perché succede? Loro dicono allora, che succede proprio perché ci sono sì, ancora allora, dei residui del vecchio mondo, dire ad questo, esempio Banca Italia. Sì, io voglio dire questo. A me, qui, io voglio mostrare questo dato non perché mi interessi qui fare polemiche e dire è colpa di chi sta governando in questo momento. Non lo faccio con questo spirito. A me colpisce questo. Chi sta guardando adesso questo dato rimane esterrefatto, perché siamo gli ultimi e non era mai successo così e soprattutto staccati. A me quello che colpisce è questo. Questo dato è uscito qualche giorno fa. Se ne è parlato 12 ore. C'è stato un grandissimo dibattito. È colpa tua, è colpa mia, è colpa di quell'altro, è colpa di... E dopodiché questo tema è subito venuto via. Invece di discutere su questo è un dramma, perché questo dato... Senti che sono 6 ore che lo inquadrano, abbiamo capito il concetto. Andiamo. Basta. Guardate le nostre facce. Ci siamo pure noi. Allora,
No. C'è da dire che però siamo sempre stati non ultimi, forse penultimi. No, però con questa distanza, dal penultimo mai. E il concetto essenziale che io voglio qui dire è: a me non importa niente come cittadino italiano di aprire la discussione su di chi è la colpa. A me importa che si affrontino le cause e si intervenga subito, per un motivo molto semplice. Questo dato che io ho mostrato è un dato che sono sicuro tanti che lo guardano in questo momento diranno: vabbè, sono statistiche. Io lo dico qui, fra qualche mese questo dato sarà sofferenza nella vita concreta, quotidiana, delle imprese, dei lavoratori, delle persone, perché un dato così negativo non si era visto da tempo. Quindi Presidente, il però concetto sono... mettiamo da parte tutto il resto. Ci sono due affrontiamo punti però. Come... Affrontiamo, però loro hanno pure delle ragioni forse, ma perché no, io... se uno va a vedere Banca Italia, ma non si ricorda che è stato il PD il primo a chiedere di cambiare Visco? Ci fu addirittura una mozione di sfiducia. Se ora loro lo fanno... perché loro sbagliano e non sbagliava prima la sua parte? Visto che applaude il pubblico, mi sentirei di... vogliamo il che... No, ma è così, ha ragione lei. Nel senso che quando io sono stato critico nei confronti della mia casa madre politica e mi sono staccato e ho deciso di fare altre cose, anche per questo motivo. Quando tu scimmiotti i populisti, alla fine li legittimi, apri una fessura... e le porte si spalancano, perché il tema di trovare per forza immediatamente dei colpevoli da additare al pubblico ludibrio è la cosa più semplice che ci possa essere, ma non è così che funzionano le cose. L'arbitro, che sia un arbitro che funziona, serve per tutti, per un motivo molto semplice, anche questo: perché le cose vanno male in Italia? Non c'è fiducia da parte degli investitori internazionali, nessuno da un po' di tempo a questa parte investe più sul nostro paese. Testello. Se noi colpiamo l'arbitro, se il nostro paese butta giù l'arbitro, secondo lei cresce la fiducia? In un paese nel quale si attaccano gli arbitri, cresce la fiducia? Loro dicono, altro che arbitro, mentre le banche cadevano in rovina, loro stavano zitti. Quando noi presentiamo una manovra che, dal loro punto di vista, dà una forte spinta alla domanda, dà la spinta perché dà dei soldi, dà il reddito di cittadinanza, porta quota 100, li porta prima a riposarsi, così magari spendono di più, arriva Banca Italia e ci dice che non funziona. Chi giudica l'arbitro, primo? E secondo, giudichi lei la manovra? Ma guardi, sulla manovra io non ho alcun dubbio. La manovra manca della cosa essenziale. La cosa essenziale è esattamente venire incontro a quel dato terribile sul fatto che ci siamo staccati dal gruppo, siamo gli ultimi, non cresciamo mentre gli altri crescono. Quindi la manovra manca completamente di politiche per la crescita, di politiche per gli investimenti. La manovra ha due capisaldi: uno, reddito di cittadinanza, l'altro quota 100. L'uno bandiera del 5 Stelle, l'altro bandiera della Lega. Sono entrambe mosse di redistribuzione, cioè la torta, quello non ce ne frega niente data. Se è piccolo o grande, diamola. Si redistribuisce la torta. Il problema è che tutti gli altri paesi europei lavorano per far crescere la torta, non semplicemente per redistribuirla, perché sul fatto che ci sia bisogno di redistribuire, lottare contro le disuguaglianze, è una delle cose che ho imparato. Io penso che il principale problema del nostro paese e del resto d'Europa, dei paesi occidentali, sia stato l'aumento di divari, di disuguaglianze enorme. Quindi bisogna lavorare su questo. In questo senso, secondo me, lavorare per ridurre la povertà e quindi muoversi sulla strada del reddito di cittadinanza. A me non piace come l'hanno fatto, ma io non derido assolutamente l'idea che si vada in quella direzione. Lei continua a parlare di 5 Stelle e Lega come se fossero un unico corpo. In realtà ci sono molte differenze. Lei, le prime differenze che nota tra Salvini e Di Maio quali sono? Guardi, sono tantissime. Basta vedere che pasticcio hanno fatto sulla questione del Venezuela. Uno potrà dire: ma chi se ne frega del Venezuela? È un paese lontanissimo. Che effetto c'ha sulla crescita italiana? Io penso che sia questo atteggiamento di superficialità. Al momento ci sono due presidenti, uno Maduro condannato dalla quasi totalità della comunità internazionale e uno che si presenta come uno che è un presidente ad interim, che dice: io sono ad interim, voglio semplicemente traghettare verso le elezioni. Il problema è che il nostro paese ha dato l'idea di aver perso completamente i punti cardinali della bussola, l'unico grande paese occidentale che ha totalmente toppato. Io lo dico, ma veramente non si può pensare che Maduro sia Allende o Fidel Castro.
anche a tutti quelli che guardano questa vicenda con occhi di sinistra, Maduro non è né Allende né Fidel Castro. Maduro è uno che ha affamato il suo popolo. Il Venezuela è alla fame. Bisogna che si trovi una soluzione. E se l'Italia non si mette in quella direzione, dà l'idea di essere un paese senza politica estera. Ma se a Di Battista Maduro piace ed è votato dal 30% degli italiani, perché non lo deve dire? Beh, io penso che sia una scelta gravissima, perché è una scelta che pone l'Italia fuori dall'ambito di tutte le nostre normali alleanze internazionali. Ma se hanno torto tutti gli altri? Sa, c'era quella barzelletta che diceva di quello che va in autostrada contro mano e poi a un certo punto dice, ma sono tutti... Vanno tutti contro mano, sì. No? Senta, la Francia ci sono anche qua forse due tagli diversi, ma di un attacco frontale. Macron ha un periodo di crisi nella stessa Francia, piace poco, forse in Italia era piaciuto tanto in un momento di sbandamento, ma adesso un pochino anche i francesi ne prendono le distanze, vedono che è una persona un po' elitaria, un po' alternativa, diciamo si pone problemi che la gente in realtà non si pone, li risolve male. Che male c'è se i 5 Stelle vanno a trovare degli esponenti di una rivolta sociale che sta nascendo in Francia? Intanto hanno fatto un errore clamoroso, perché la persona che hanno incontrato anche in Francia è considerato da una grandissima parte degli stessi gilet gialli come un mezzo golpista, cioè uno che ha seriamente pensato, detto che sarebbe molto meglio avere una giunta militare al posto del Presidente detto, della Repubblica. Ma era un militare in pensione, io sì. Dicevo che comunque serve una persona credibile. Ho capito, ma non siamo al bar. Cioè qui non siamo al bar e soprattutto Di Maio è il vicepresidente del Consiglio del nostro paese. Perché dice non siamo al bar? Cos'è? Perché... Qual è l'idea del bar? No, appunto, l'impressione è che si discuta. Io, quando parlo di calcio, io mi scaldo. Ecco, dico cose che probabilmente, poi dopo ci ripenso, non direi. Però non è così che si rappresenta un paese. Ma perché? L'impressione quali che sono le conseguenze di dire una cosa no, le dico che tu subito pensi, qual è una... che tu pensi? Lo devo dire, dice allora, io le dico arriverà Di Battista. No, Di Battista dirà, ma se queste cose sono vere, perché non le dovrei dire? Ma quali cose sono vere? Hanno detto una cosa che secondo me è esattamente contro l'interesse dell'Italia. E spiego qual è il mio punto di vista. Perché? È ovvio che io passo per essere l'amico dei francesi. È evidente, lavoro in un'università che sta a Parigi, quindi so benissimo che ho questa etichetta facile. Ma io faccio notare una cosa. È stata raccontata una balla sull'Italia e sull'isolamento italiano in questi anni. L'Italia a livello europeo ha avuto un asse con la Francia che è cominciato da 7 anni, 8 anni a questa parte. Questo asse sa da chi è cominciato? È cominciato da Berlusconi e Sarkozy, che insieme hanno scelto e hanno imposto Mario Draghi, governatore della Banca Centrale Europea, contro i tedeschi che volevano un altro. La scelta di Draghi, portata avanti poi, e le sue politiche monetarie espansioniste, portate avanti poi dopo, da Hollande, dopo Sarkozy e dopo Berlusconi, da Monti, da me, da Renzi, da Gentiloni, sono state, secondo me, fondamentali. Draghi sa quanto è valso per l'Italia? Io faccio una previsione. Draghi è valso 100 miliardi di euro. Le politiche di Draghi, appoggiate dalla Francia, dalla Spagna contro la Germania, hanno consentito all'Italia di risparmiare sul debito pubblico, sui tassi di interesse, perché Draghi ha fatto delle scelte che i tedeschi erano contrari. Sono conti, sono ragionamenti cerebrali, difficili da comprendere in un momento in cui c'è battaglia. Ogni ascoltatore che ci guarda sa che Draghi ha fatto delle scelte che hanno salvato l'Italia e sa anche purtroppo che Draghi finisce il suo mandato quest'anno, sa anche che bisognerà scegliere il successore. E se noi non andiamo d'accordo con la Francia? E se noi siamo da soli, e anzi come sta facendo questo governo, i nostri due grandi alleati sono l'Ungheria e la Polonia, che sono fuori dall'euro e quindi non decideranno sul successore di Draghi, avremo un successore di Draghi che non prenderà le posizioni favorevoli. Le viene mai il dubbio che... Molto semplicemente questo. Le viene mai la paura che in fondo a questo percorso ci sia o l'uscita dall'euro o l'ingresso in quelle che molti osservatori definiscono le democrazie illiberali, in cui ci sono dei limiti sostanziali alla libertà, limiti di cui uno però non si rende conto immediatamente, perché sono, ad esempio, il magistrato scelto dai politici o la stampa troppo amica. Ci sono delle sfumature che le rendono meno democrazia di altri. Lei ha questo timore? Io ho una grande paura, però anche una grande fiducia. La grande fiducia è nel popolo italiano.
La nostra gente è una gente che ha i principi democratici dentro e io credo che l'europeismo del nostro paese sia un europeismo intelligente, cioè non è acritico. Io non difendo però l'Europa per tutto quello che fa. Se hai principi liberali dentro, sì. Perché non va se vota Di Battista, se vota Di Maio, se vota Salvini? Ma per un motivo molto semplice, perché il 4 di marzo dell'anno scorso, adesso io sarò un caso molto particolare, ma io conosco decine e decine di persone che hanno votato 5 Stelle e alla fine non l'hanno votato in una logica populista. Non è che ha votato 5 Stelle. No, io non ho votato 5 Stelle. Però ne conosco tanti. Però un attimo l'ha pensato, dice, ma se questo è il PD quasi quasi, poi ha detto no, non si può. Ma le pare che faccia una cosa del genere? Ma no, mi sembra via, impossibile. Diciamo. Allora, lei dice che però li hanno votati perché alla fine l'alternativa non era convincente, ma sono sicuro e strasicuro che quando si va ai fondamentali il nostro paese sui valori democratici tiene e anche sull'Europa tiene. Si è contro alcune politiche europee, ma sull'idea che si deve stare insieme agli altri paesi europei, e io credo che siamo tutti d'accordo su questo. Lucia Annunziata ha inventato un'immagine molto bella, non la regola dell'acqua. Quando un fiume esonda, dopo, piano piano, l'acqua si ritira e torna nell'alveo principale. Può essere che succeda così con il voto di 5 Stelle, che senza fare nulla il PD si ritrovi... No. Mi piace molto l'immagine di Lucia Annunziata, la trovo... Ma io nel libro l'ho fatto anche per questo. Il libro l'ho scritto e ci ho fatto poi i video di Instagram, perché per me è anche un libro social, anzi, ho fatto oggi ho messo un mini video sul mio Instagram... contro Trump, contro i dazi, contro la logica di America First e contro chi lo scimmiotta facendo la stessa cosa da noi. Mi piacerebbe sapere cosa le persone pensano su questo. Ma il concetto che io ho espresso sul libro è molto semplice. A me questo presente non piace. Per superarlo bisogna capire perché ci si è arrivati e soprattutto lo si supererà andando avanti, non tornando indietro. Come va avanti il PD? Arriviamo poi anche alle persone che la guardano e la ascoltano, perché lei è stato uno dei fondatori, degli esponenti di punta del Partito Democratico, cui mi pare non sia più iscritto, vero? Ma si riscrive? No, non mi sono iscritto perché io sono fuori dal lagone della lotta politica. Faccio politica a modo mio, ho creato una scuola di politiche, do gratuitamente l'opportunità a 100 giovani all'anno da tutta Italia di fare un'esperienza nelle istituzioni europee e italiane. Per me è una bellissima esperienza e sa perché io sono ottimista sul futuro? Perché lavoro con i ventenni italiani e i ventenni italiani sono una generazione straordinaria. Bisogna avere fiducia in loro. Eccolo qua. Allora, lei dice, in fondo, tra la rottamazione di Renzi, il vaffa di Grillo, la ruspa di Salvini, non c'è una grande differenza nell'approccio. Qual è questa chiave, secondo lei? È ovvio che i tre sono molto diversi. Non voglio fare di tutta erba un fascio. Il mio ragionamento è molto semplice. Io rifiuto, e il libro è scritto anche per sapere che cosa pensa la gente su questo. E quei video che ho fatto su Instagram sono esattamente per sapere cosa la gente pensa. Io rifiuto l'idea che nel nostro paese tutti pensino che la politica è solo distruzione dell'avversario. In fondo, cosa c'è di simile nel vaffa dell'avversario, nella ruspa sull'avversario o nella rottamazione dell'avversario? È la distruzione dell'avversario. Io penso che il nostro paese sia invece un paese nel quale si voglia e si possa costruire. A me il momento più bello della storia italiana qual è stato? Lo sappiamo tutti, il miracolo economico, la ricostruzione. Ma quella ricostruzione l'hanno fatta forze politiche che si sono distrutte a vicenda? No. Forze politiche che si sono legittimate a vicenda. Io vorrei che ritornasse lo spirito di quel periodo, del miracolo economico, e che ci fosse solidarietà e rispetto reciproco. Il PD riparte da Zingaretti, da Martina, da Giachetti, o uno vale l'altro, tanto il punto non è il PD? No, credo che il PD giochi un ruolo fondamentale. A me colpisce il fatto che non si dia la dovuta attenzione al congresso di un partito che... è democratico per davvero. Ripeto, io non sono iscritto, quindi guardo le cose con un'attenzione, ma senza partecipare direttamente, ma che fa votare i cittadini italiani. Il 3 marzo potranno votare alle primarie tutti. Credo che sarà un'occasione di democrazia molto lei forte. Vota?
Penso che andrò a votare per Zingaretti, penso che ci sia bisogno, soprattutto che ci sia tanta partecipazione. Comunque sia, un'alternativa a questa situazione, chi vuole creare un'alternativa a questa situazione non può prescindere dal PD. Credo che questo sia un punto di partenza. Enrico Letta, imparato per il Mulino. Grazie Presidente.